Nel 1970 avevo già realizzato i miei primi due film, Pagine chiuse e La ragazza di passaggio, e fu proprio durante il doppiaggio a Roma della ragazza di passaggio che incontrai Enzo Porcelli, che allora era ai suoi inizi come produzione, direttore di produzione, eccetera. E lì casualmente consegnai il copione del Sapore del grano che portava il titolo di professore in bicicletta. A distanza di 15 anni, Enzo Porcelli mi contattò assieme a Chantal Bergamo, che avevano fondato la casa di produzione Antea, per propormi di realizzare questo film, quindi a distanza di 15 anni. Girammo questo film a 16 mm, senza gonfiarlo mai a 35, e con l'unica attrice professionista che era Marina Vladi. La macchina è qui da 5 minuti. Buonasera, signore. Ciao, Duilio. Ciao. Quando avevo 23 anni, cioè l'età del professore del Sapore del grano, io ho vissuto un'esperienza straordinaria a Fossalta di Portogruaro, dove ho avuto la mia prima supplenza e dove ho girato Pagine chiuse con i ragazzi dell'epoca, che oggi sono padri di famiglia, alcuni nonni. E per cui il ricordo, ecco, il ricordo della campagna del 1966, degli sguardi sereni, purissimi di questi ragazzi, hanno fatto sì che io pensassi di raccontare. Però non c'è soltanto questo, c'è anche il film di Visconti, Morte a Venezia. Quando vidi quel film, io dissi a me stesso, beh, che un professor Aschenbach si innamori di Tazio è un po' scontato, è stato già detto, e se fosse stato l'inverso? E su questo concetto dell'inverso, cioè che il ragazzino si fosse innamorato di Aschenbach come il personaggio del Sapore del grano si innamora del professorino, forse andava oltre il discorso e forse poteva scavare ancora più dentro nelle psicologie e nella verità degli uomini.